Parliamo con Paolo Curti di questo pareggio, il primo pareggio dell'anno, soddisfatto? Ma sì, la partita è stata giocata con una certa intensità, è stata fatta bene, la squadra ha prodotto almeno per 70-75 minuti con molta lucidità, concludendo a mio avviso poco nel primo tempo. Quando siamo in parità numerica o arrivati comunque in zona del cross o dell'ultimo passaggio diverse volte, però abbiamo concluso poco. Secondo tempo più efficace come pericolosità e devo dire anche intensità, non ho nulla da dire. A volte le partite così le puoi anche perdere, come abbiamo visto su una palla stupida che si è impennata, è rimasta lì, non siamo riusciti a riprenderla, potevano anche fare gol addirittura. Un po' più di felicità, dall'altra parte si poteva anche vincere. Sì, senza dubbio, no, oggi non è mancato il gol, questo sì, però io devo guardare ovviamente la prestazione, che nelle due fasi è stata fatta bene, sappiamo noi di lasciare sempre lì qualcosa e mi sembra che oggi contro un ottimo attacco, un'ottima squadra che ha movimenti sincronizzati, sanno insomma stare in campo bene, mi sembra che abbiamo rischiato poco. E quando toccava giocare loro abbiamo rischiato ancora su delle palle stupide, questo dobbiamo ancora levarlo se vogliamo poi veramente avere, consegnare agli altri, devono prendere quando se lo meritano, ecco, non che lasciamo sempre lì qualcosa, no? Una gara insomma che è in continuità con le altre buone prestazioni dell'andata. La domanda che si fanno un po' meno, più o meno tutti: il Monza ha vinto anche oggi, quindi ancora ulteriormente allungato. Secondo te è andato il Monza o no? Ma il Monza ha una marcia in più. Noi dobbiamo pensare, con i ragazzi ci siamo presi questa sfida, sono 16 porte da aprire, io uso sempre questa metafora, una alla volta, si cerca di entrare e raccattare tutto, poi prima pensiamo noi di raccattare il più possibile, poi se Monza questi giri veramente batte tutti i record, non prende mai gol, per cui tanto di cappello a loro, ma noi abbiamo il nostro campionato da portare avanti e da affrontare in questo modo come oggi, che mi soddisfa.